Ragazzi e ragazze, eccoci su Cassio Drums. Mi ero dimenticato cosa dovevo dire all'inizio. Vi do il benvenuto su Cassio Drums. Oggi voglio mostrarvi tre fill diversi, tre linear fill, ma non i linear fill soliti, cioè linear fill che teoricamente sarebbero semplici, ma gli ho aggiunto qualcosa per farli diventare più interessanti. Perché per far diventare più interessanti dei fill non bisogna per forza fare i frullini eccetera, andare velocissimi e basta. Basta ogni tanto mettergli quella cosa giusta nel posto giusto, quella chicca, diciamo, che li rende molto più efficaci. Piccola parentesi per dirvi che chiuderò la vendita dei corsi per alcuni mesi, quindi non saranno più acquistabili per alcuni mesi, quindi da oggi al 23 dicembre ci sarà uno sconto del 20% su tutti i corsi e solamente per oggi. Se entrate sul sito scoprirete un codice per avere lo sconto extra del 10%, quindi solamente per oggi 20% di sconto più il 10% aggiuntivo su tutti i miei corsi. Trovate il codice andando in descrizione cliccando sul link che vi riporta al mio sito. Per suonarvi questi fill oggi uso una batteria elettronica, dopo vi spiego perché. Uso la Nuex DM8, quindi intanto grazie mille a Nuex per avermi mandato questa batteria che avete già visto anche in un altro video che vi linko qui sotto. Andiamo, vi spiego ancora una cosetta veloce e poi partiamo con i fill. Allora, perché ho deciso di utilizzare una batteria elettronica per farvi vedere dei fill oggi? Perché oltre a darvi la chicca, volevo anche fare dei fill in generi musicali diversi, quindi con set diversi. E ho detto, anziché andare a prendere tre set diversi, uno con cassa da 18, uno con cassa da 22, uno con due tom, uno con un te, ho detto, ok, usiamo una batteria elettronica che cambia i suoni in base al genere musicale che vogliamo, e così almeno non devo cambiare batteria, ho sempre la stessa batteria e posso fare i miei fill con suoni diversi. Quindi uso questa batteria elettronica qua, che secondo me per la fascia di prezzo è un'ottima batteria, devo dire. Oggi la sentite, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E basta, mi raccomando, iscrivetevi, sempre dato del voi, quindi non vi do del tu. Iscrivetevi e basta, noi possiamo partire con il primo fill, quindi andiamo alla batteria. Ok, quindi eccoci seduti alla batteria, troviamo la batteria giusta da suonare, perché adesso siamo su jazz e questo fill non va bene per il jazz, ce ne sarà uno dopo per il jazz. Ma allora, qui abbiamo i generi musicali, andiamo su pop, e poi su pop ci sono vari strumenti, cioè vari kit. Questo è un po' pesante, andiamo un po' avanti, vediamo. Questo non è male, sentiamo quello dopo. Teniamo questo, vi faccio sentire il primo fill. Allora, quindi questo qua è un fill linear. I linear sono degli incastri tra mani e piedi. Questo è un linear 3 più linear 4 più linear 3 più linear 4. Il linear 3 è due colpi di mano, un colpo di cassa, quindi. Mentre il linear 4 è tre colpi di mano, un colpo di cassa. Linear 4 esiste anche due colpi di mano e due colpi di cassa, ma comunque in generale sono quattro note, dipende dal numero di note, dal gruppo di note che si ha. Quindi il primo linear 3 sarà timpano, rullante, cassa. Mentre il linear 4 siamo in sedicesimi, tacca 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 tacca, il linear 4 sarà un po' particolare, e questa è la chicca di questo fill. Perché anziché avere destra, sinistra, destra, comunque mano forte, mano debole, mano forte, abbiamo mano forte, mano debole, mano debole. Il primo con ghost, come colpo ghost, il secondo come accento, quindi timpano sempre. Da
destra, sinistra piano, sinistra forte, cassa. 3 più 4. 7. Per finire un filo in sedicesimi noi dovremo avere 16 colpi. Incominciamo a fare 7 più 7, quindi ripetere tutte due volte questa cosa. E quindi arriviamo a 14. Ci mancherebbero due colpi che volendo possiamo fare anche... Faccio un po' più veloce che si capisce meglio. Quello che ho deciso di fare io però è stato quello di non far niente, quindi fare delle pause. Quindi 14 sedicesimi, 14 colpi e due note, no, due pause, cioè due note che non suonano. Quindi 3, 4... Questo è il primo fill, è un linear e tra l'altro uno dei miei corsi è completamente dedicato ai linear, si chiama Linear Box, anche questo in descrizione lo trovate se andate sul mio sito Cassius Drums. Passiamo al secondo. Ok, come avete visto questo fill è bello pesante sia per quanto riguarda il fill sia per quanto riguarda proprio il suono che ho scelto sulla mia centralina. Sono andato sul rock e ho scelto il numero 5, vedete che faccio così perché la centralina l'ho dovuta mettere un po' nascosta. Perché la centralina si può spostare ovunque, in realtà ci sarebbe anche un posto apposito qua che è super comodo, ma il problema è che non si vedeva più nulla se mettevo la centralina qua, quindi ho deciso di metterla lì e cambiare facendo magari un po' di fatica eccetera, ma nessun problema. Comunque, allora appunto ho scelto il Rock set numero 5, vi ricordo che poi ovviamente avete tutti i set come vi ho detto, ma li potete anche modificare se io voglio andare a modificare il mio rullante. Lo potete fare tranquillamente e vabbè, tanto poi della Nuex ve ne ho già parlato, quindi trovate tutti i link qui sotto. E allora, come funziona questo fill? Questo fill comincia con mano destra, mano sinistra, destra, accento, ghost, ghost di sinistra. C'è un riverbero sta batteria enorme, vabbè, bisognerebbe forse toglierne un po', ma lasciamola così. Dopo aver fatto questi tre colpi, vado a fare un doppio colpo di cassa veloce in 32esimi. Questi qua sul rullante sono 16esimi, tacca, 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 tacca. Vado a fare poi 32esimi di cassa e tom, tom, rullante, rullante. Ovviamente, occhio alla cassa, usate la tecnica che conoscete meglio, quindi o la tecnica punta tacco, tacco punta, lo slide come uso io. Ovviamente qua questa è la chicca di questo passaggio, il doppio colpo così veloce che spezza completamente il fill, ma lo fa diventare veramente molto interessante. Quindi... No... Adesso rifacciamo la stessa cosa partendo dalla cassa, partendo dal doppio colpo di cassa. Quindi i primi tre colpi non li facciamo più, facciamo solamente cassa cassa in 32esimi, tom tom, rullante rullante. Quindi
Questo è il fill, ovviamente è applicabile a tutto. Mi raccomando, quando vi faccio vedere i fill, che vi ricordo sono trascritti tutti nel PDF che trovate sotto in descrizione, mi raccomando, poi fatelo uguale a me, ma provate a farlo anche in modo diverso. Mi raccomando. Comunque, questo era il secondo fill. Adesso, numero 3, dato che prima vi ho detto dopo ce ne sarà uno un po' più jazzettino, facciamolo. Quindi da rock andiamo a pop, elettronica, percussion, jazz, eccolo. Perché appunto vi ricordo che questo modulo qua della DM8 di Nuex ha tutti i generi musicali e poi vari set per ogni genere musicale. Quindi qui siamo al set numero 6. Questo non è male in realtà, e vediamo se ce n'è uno più diverso. No, troppo bassoso questo. Forse mi piaceva di più il 6, vediamo il 7. No, 6. Mi piace questo 7. Allora, va bene, vi faccio sentire il fill, perché questa volta è un po' particolare. La chicca di questo fill sarà... mazza, il Charleston. Ok, allora, questo è particolare perché appunto è un fill in cui suoniamo cassa rullante e Charleston, quindi a mo' tra virgolette di groove, ma con, anziché avere le mani incrociate come al solito, le mani aperte. Quindi in pratica il rullante va a fare un po' più tra virgolette il battere, quindi va a comandare, diciamo, a tenere fisso il tempo, mentre il Charleston va a riempire. Che cosa succede? Allora succede per prima cosa che abbiamo un colpo di rullante e due colpi di Charleston con la sinistra, quindi cassa. Quindi linear 4. Poi abbiamo due linear 3, quindi linear 4, linear 3, linear 3, con tutto ghost però, quindi non ci sono più accenti. Il primo accento e basta. E poi, infine, tre colpi di mano, quindi ghost di rullante, Charleston con la sinistra, accento di rullante. Questo qua è il passaggio. Allora, qui bisogna stare attenti alle dinamiche, nel senso che se noi lo facciamo così non va bene, fa schifo. Quindi dobbiamo cercare di dare dinamica, anche perché poi il jazz vuole che le dinamiche ci siano moltissimo. Quindi non dobbiamo suonare per forza tutto piano, il jazz non è tutto piano, ma comunque dobbiamo cercare di fare un po' rotolare questo fill dandogli delle dinamiche. La cosa che faccio io a volte è quella di andare a suonare i primi due colpi rullante forte, Charleston, il primo colpo piano, il secondo forte del linear 4, quindi... Questo fill qua non ve l'ho detto, ma non è un fill normale, nel senso è un fill shuffle, quindi non è... ma è... Questo era il terzo fill. Ovviamente alla fine del fill gli ho lasciato anche qua una pausa. Potete fare pausa oppure potete riempire a vostro piacimento. Se andate indietro nel video, quando vi ho fatto vedere il fill all'inizio, nel terzo fill, se non sbaglio, l'ho riempito un pochettino. Quindi quella è l'idea, oppure potete lasciare la pausa.
Quindi ragazzi, il video può finire qua, fatemi sapere cosa ne pensate di questi film, se vi sono piaciuti, fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa batteria, se vi è piaciuta, se vi è piaciuto questa cosa di poter cambiare i suoni in base al genere musicale. Poi ovviamente, come vi ho detto, questa è la prima rotella che ha, ma poi potete cambiare quello che volete, quindi potete mettergli la cassa jazz con il rullante metal, potete fare quello che volete, ma appunto vi ho spiegato un po' di cosette che può fare la batteria nell'altro video che ho fatto con la DM8 di Nuex, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Con questo ragazzi, grazie ancora a Nuex per avermi mandato questa batteria. Appunto, scrivetemi nei commenti se questi film vi sono piaciuti, se queste chicche all'interno dei film vi sono piaciuti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Piccola parentesi per dirvi che chiuderò la vendita dei corsi per alcuni mesi, quindi non saranno più acquistabili per alcuni mesi, quindi da oggi al 23 dicembre ci sarà uno sconto del 20% su tutti i corsi, e solamente per oggi. Se entrate sul sito scoprirete un codice per avere lo sconto extra del 10%, quindi solamente per oggi 20% di sconto più il 10% aggiuntivo su tutti i miei corsi. Trovate il codice andando in descrizione cliccando sul link che vi riporta al mio sito.